una 83esima edizione di Pitti Uomo sempre più a vocazione internazionale, quella che si è appena conclusa alla Fortezza d'Abbasso di Firenze. Numerosa è stata infatti la presenza di buyer esteri provenienti da Giappone, Stati Uniti, Hong Kong, Brasile, Corea, Cina, India, con un importante incremento di aziende internazionali provenienti da 30 paesi, pari ad una quota di presenze complessiva del 40%. La rassegna è stata inaugurata martedì 8 gennaio dal presidente di PT Immagine Gaetano Marzotto. Presenti anche il neoeletto presidente del Centro di Firenze per la Moda Italiana, Stefano Ricci, il presidente dell'agenzia ICE, Riccardo Monti, l'amministratore delegato di Unicredit, Federico Ghizzoni, e il sindaco di Firenze, Matteo Renzi. In questa occasione Federico Ghizzoni ha illustrato alla stampa Unicredit International per la Moda, il progetto della banca che mette a disposizione delle piccole e medie imprese italiane del settore moda un'offerta dedicata di servizi a supporto dell'internazionalizzazione. L'accordo, firmato da Unicredit e Centro di Firenze per la Moda Italiana, è il primo strumento effettivo di sostegno alle produzioni realizzate completamente in Italia. Già 6.200 aziende, grazie a Unicredit International, sono già state accompagnate e supportate nei mercati esteri ed ora anche il settore moda potrà usufruire di tali servizi. Sono tante le aziende italiane che con coraggio e a proprio rischio hanno intrapreso, alcune anche da molti anni, la via dei mercati esteri, tenendo però in Italia non solo la progettazione ma anche la produzione. È il caso, per esempio, di Annapurna, una vera eccellenza nel campo della maglieria in cashmere, che opera in una realtà oggi tra le più difficili come quella pratese. Fin dagli anni Ottanta l'export ha rappresentato la grossa parte del nostro business. Oggi siamo all'80%, è stato anche più alto negli anni scorsi. Comunque c'è proprio una vocazione all'internazionalizzazione innata in azienda. Tutto viene fatto in Italia, anche perché non saremmo in grado di esportare se non facessimo sia l'ideazione, per cui lo stile, ma anche e soprattutto la lavorazione, che viene molto apprezzata all'estero. Purtroppo le risorse umane nell'ambito della maglieria stanno sempre diminuendo, sempre di più, non c'è un ricambio generazionale e si andrà a perdere una grossa parte di cultura di prodotto, purtroppo. Quello è il segreto, sinceramente se non avessimo un Made in Italy, un prodotto che rispecchiasse il Made in Italy, non saremmo potuti essere per tanti anni sui mercati esteri con il nostro prodotto. Altri invece hanno diversificato la commercializzazione dividendola equamente tra mercati esteri e mercato interno, come è il caso di Altea, che ha puntato molto sull'innovazione e sulla ricerca di prodotti nuovi, ma producendo comunque in Italia. Per la nostra azienda la cosa importante è essere estremamente forti e solidi sul mercato italiano, che rappresenta più o meno il 50%, e poi dal mercato italiano espandere anche all'estero, ma che deve rimanere sempre il 50% indicativamente di quello che è il nostro fatturato, perché rimane il mercato più importante per ogni azienda per essere autorevole anche all'estero. Dal discorso delle cravatte e accessorio siamo poi partiti e siamo passati a sviluppare tutto un total look completo, partendo da un colore che è la nostra forza, la nostra anima, e sviluppandolo in tutte le sue espressioni, in tutti i capi di abbigliamento che facciamo. Due casi emblematici che dimostrano il coraggio e il dinamismo del comparto moda italiano, che facendo leva sulla qualità e sull'innovazione si spera venga premiato dai mercati e riesca a superare questa lunga crisi economica. Anche se si deve registrare un calo di circa il 6% degli italiani, l'alta e qualificata affluenza dei compratori esteri fa ben sperare in proposito.